Eccoci ad un'altra puntata di domanda. Oggi sono con Paolo Di Celi della Juve. Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Come stai e come stai vivendo questa situazione? Dai, per fortuna sto bene, questo è già importante. E poi diciamo che la situazione l'ho vissuta dall'America perché sono stato a Miami in questo periodo e quindi l'ho vissuta in un altro paese rispetto al nostro, che si è comportato più o meno come noi, come l'Italia, nel senso che siamo stati anche noi non chiusi in casa, però con tutto chiuso, con tutte le distanze. Diciamo che in America si è vissuta una fase 2, che adesso appunto sta cercando di svilupparsi in una fase 3, ecco. Però diciamo che questo virus alla fine ha colpito tutto e tutti, quindi magari si può affrontare la cosa un po' diversamente, ma alla fine tutti siamo coinvolti. E com'è stato vivere questo momento lontano dai tuoi parenti? Beh, sicuramente un po' di preoccupazione, sai, quando sei tanto lontano, sai che magari non puoi viaggiare per un momento, e se succede qualcosa magari ti diventa difficile raggiungere la famiglia, non è bello, però alla fine basta rispettare un po' le regole, insomma, le cose che bisogna fare per evitare, insomma, questo virus e si sta un po' più tranquilli, ecco. Speriamo adesso di essere verso la fine. E soprattutto di poter ritornare a fare ognuno quello che deve fare. Speriamo, speriamo. Adesso parliamo un po' del calcio. Chi era il tuo idolo da bambino? Ma io da bambino ho sempre avuto due idoli che erano Maldini e Del Piero. Ah, però, hai avuto anche l'onore di giocarci insieme a Del Piero. Eh sì, con Del Piero ho tanti anni e con Maldini ci ho giocato contro, sono riuscito ancora a fare qualche partita d'avversario e niente, ovviamente poi con Del Piero è stato veramente bello poter appunto condividere poi con lui dei bei momenti. E cosa ha significato giocare nella Juve per te? Sai, io alla fine sono stato con la Juve tanti anni veramente, perché ne ho fatti tanti da bambino, ne ho fatti tanti in prima squadra e per me resta tutto, resta il calcio, resta la cosa più bella che poteva succedermi. Ho passato anche vari periodi con la Juve, dalla Serie B ai periodi, insomma, di ricostruzione fino a vincere il titolo. Per me è stato proprio dal punto di vista umano. Ok, e cosa ti rimane dentro dell'annata 2011-2012, quando avete vinto lo Vabbè, scudetto? quella diciamo che alla fine è il riassunto di tutto quello che è stato il mio percorso e diciamo che è stato il frutto raccolto dopo tanti anni E com'è stato giocare con tanti campioni, sia avversari che compagni? È stato bello perché insomma all'inizio era uno stimolo per poterti misurare, per poter capire dove poter arrivare. Poi dopo una sfida, un duello per riuscire a ottenere insomma quello che con la Juve sono riuscito a fare. E per te chi è stato il giocatore più forte con cui hai giocato o che hai incontrato? Questa è una domanda difficile perché ne ho incontrati veramente tanti, avendo giocato anche in Europa con le nazionali. Sono sincero, non posso dare una risposta perché ovviamente ho giocato contro Messi, Ronaldo, ho giocato contro tanti giocatori, Ibrahimovic. Tanti, tanti. Ti Quindi davano un filo da torcere. sicuramente molti li ho avuti anche come compagni di squadra. Quindi ho avuto la fortuna, dai, la paura di poter vivere un'esperienza fantastica. Qual è il mister a cui sei più legato? Ma devo dire che tutti gli allenatori ti lasciano qualcosa. Poi
ovviamente gli allenatori più bravi sono quelli che ti fanno giocare di più, alla fine anche questo è vero. Però sicuramente beh, con Antonio Conte, perché abbiamo vinto campionati, è normale che quando vinci tutto è più bello, tutto è più facile, tutto si ricorda con più piacere. Però ho avuto anche lì la fortuna di avere sempre la Juve, tutti allenatori che hanno fatto grandi carriere. Cosa pensi della Juve attuale? La Juve attuale è una potenza, cioè in Italia credo sia difficile che qualcuno possa raggiungerla, perché comunque la Juve non si ferma, la Juve continua ad andare avanti, a crescere, e le altre squadre le vedo tutte all'inizio di un percorso che molte volte poi l'anno successivo riparte da zero. Quindi la Juve è avanti anni luce, ovviamente è sempre umana la Juve, quindi potrà esserci un anno dove può succedere qualcosa di diverso, ma se no di norma continuerà a vincere e distanziarsi rispetto alle altre. Per il tuo futuro ti vedi nel mondo del calcio oppure vedi un futuro totalmente diverso? No, il futuro, il calcio ci sarà sempre nella mia vita, la mia passione, la cosa che più mi piace. È ovvio che quando stai per finire di giocare, diciamo che non sai bene ancora cosa è la cosa che ti stimola, perché poi alla fine la differenza nel nostro mondo, ma penso un po' in tutti, sono le motivazioni e gli stimoli. E quindi quando ci sono motivazione, stimoli e obiettivi, c'è la voglia di fare sacrifici, la voglia di dedicarsi. E quindi dovrò capire bene dove avrò la voglia di poter continuare a lavorare, a fare sacrifici per raggiungere degli obiettivi nel mondo del calcio. Sicuramente qualcosa farò, però ancora non ce l'ho ben presente. E cosa ne pensi della ripresa dei campionati? Ma la verità è che a oggi la questione è molto economica più che sportiva. E comunque questa cosa non va sottovalutata, perché se si può fare un tentativo, se si può in qualche modo portare a termine questo campionato e salvare magari molte squadre, salvare un sistema che comunque, oltre che a creare spettacolo, dà anche posti di lavoro, da momenti di svago alla gente, da tante cose il calcio. Quindi prima la macchina del sistema calcio riparte, prima molta gente sarà felice, oltre che i calciatori. Adesso ho bisogno di un consiglio, nel senso che io sono juventino, non so se lo sei anche tu, però sì. Ogni volta che dico che sono tifoso della Juve, perché mi dicono che la Juve ruba? Come la vivi questa cosa? Ma può essere solo invidia? Sai, la Juve non ha mezze misure, o la ami o la odi, questa è la verità. Ma lo vivi anche da giocatore, perché ti porto l'esempio che sono andato magari quando vai in giro con la Juve a giocare anche partite magari in stadi piccoli o in piccole realtà, sembra sempre una grande partita, perché lo stadio è sempre pieno, la gente sempre è lì perché arriva la Juve. Mi è capitato poi di farlo con altre squadre e sembrava di vivere un altro tipo di campionato quello. Quindi quando si parla di Juve o si ama o si odia, e quindi chi la odia ovviamente tira fuori qualsiasi cosa per poterla attaccare. Siccome non può dire che perde, non può dire che è scarsa, deve dire che ruba. Però alla fine dai, sono tutte cose che non hanno senso, perché la Juve è forte, la Juve ha una mentalità vincente, la Juve non ha bisogno di nient'altro che di se stessa e dei suoi tifosi per andare avanti. Ho sentito l'altro giorno di un casino che è venuto fuori con il libro di Chiellini. Visto che tu hai giocato sia con lui che con Felipe Melo, cosa ne pensi delle parole che ha detto su Felipe? Ah, guarda, francamente a volte mi fa ridere quando un giocatore, una persona dice quello che pensa, quello che è, e poi viene fuori un casino per niente, perché poi alla fine in una squadra come in qualsiasi gruppo molte volte si va tutti d'accordo, si è tutti sulla stessa onda. A volte può succedere che c'è un compagno il quale non si lega o che non lega col gruppo,
Quindi non ci vedo nulla di male in quello che ha detto Giorgio, perché è una cosa che può succedere, niente, quindi non sempre si è tutti amici, si va sempre d'accordo, quindi la vedo come una cosa normale, raccontata in una biografia dove ovviamente ci sono tante cose belle, magari ci sono delle cose come questa che fanno parte della normalità, ecco. Poi ovviamente spesso c'è la tendenza a fare, quando si fanno interviste, quando si parla in pubblico, a dare sempre quelle risposte scontate, perché funziona così il sistema, ma per quello che pensava, l'ha detto in maniera sincera, penso che nessuno poi tra l'altro possa dire che non sia vero, quindi la vedo una cosa normale sulla quale non dover fare tutta questa polemica che magari si è fatta. Diciamo che ha espresso solo il suo pensiero. Sì, ma un pensiero che penso sia sincero e quindi privo di polemica. Tu prima mi hai parlato di legame tra compagni e hai detto quanto è importante avere in questo momento per la Juve degli uomini spogliatoio come Buffon. Credo sia importante, anche perché poi la Juve ha sempre vissuto un po' di questo, di mentalità, di stile. E francamente avere sempre in squadra un gruppo di giocatori che l'hanno vissuta per tanti anni, questa mentalità, sicuramente è importante per portarla avanti. Quindi sicuramente quello è un aspetto che all'interno della Juve ha sempre contato, e avere giocatori così, nella Juve è necessario averli. Grazie Paolo, sono molto contento di averti intervistato. Ci sentiamo presto, è Dai, stato grazie a un te. grande Molto piacere. piacere. Grazie Paolo. Ciao.